dovreste vergognare e nascondere! C'è gente truffata qua sotto! Ve ne rendete conto? Vergognosi! Siete vergognosi! Non dovreste uscire di casa! Dovreste rendere conto ai vostri figli delle azioni vergognose che fate ogni giorno verso i clienti che vi danno da mangiare! La storia più triste è quella di una nipote che non ha ancora trovato il coraggio di dire alla propria nonna che i risparmi di una vita non ci sono più. Per lei, così come per centinaia di famiglie, quello appena trascorso è stato un Natale particolarmente amaro. Sono le vittime del decreto salva banche che hanno deciso di riunirsi in associazione per rivendicare il diritto ad avere indietro i propri risparmi. Lo hanno scandito chiaro e tondo di fronte alla sede storica di Banca Etruria. Non esiste nuova Banca Etruria, non esiste vecchia Banca Etruria, esiste solo un luogo dove a me mi è stato portato via truffalmente con una legge ingiusta i risparmi di una vita. Siamo vittime di un atto terroristico voluto esplicitamente dalle banche e dallo Stato. Questa è una bomba a tutti gli effetti. Intanto l'associazione vittime del salvabanche annuncia battaglia e propone assistenza gratuita a tutti i risparmiatori coinvolti. L'informazione è la prima regola per salvarsi da questi tipi di truffe. Informare, del resto l'ignoranza è stata alleata con le banche appunto nel creare tutto questo problema, insomma, ai risparmiatori italiani. E poi soprattutto un'altra cosa fondamentale, assisterà queste persone nell'intraprendere la strada più giusta, perché ovviamente, come è possibile immaginare, noi siamo sovvistati di chiamate da avvocati, varie associazioni, e noi cercheremo insieme di capire qual è la strada più giusta.